Benvenuta o benvenuto in questo nuovo video. Io sono Simone di Italy You Don't Expect, il blog di viaggi sull'Italia che non ti aspetti, e oggi voglio portarti a conoscere una città molto molto particolare, che sembra uscita direttamente da un dipinto di De Chirico. Parlo di un luogo che è l'unico esempio al mondo di città costruita secondo i dettami dell'architettura razionalista, che era in voga negli anni 30 in Italia. Sai già di cosa sto parlando? Ebbene, parlo di Tresigallo, la città metafisica del Ferrarese. Come sempre, prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale e di azionare la campanellina, così non perderai i prossimi video e mi aiuterai a far crescere il canale. Ci troviamo in Emilia-Romagna, in provincia di Ferrara, a pochi chilometri dal delta del Po. Tresigallo risulta uno dei centri abitati più antichi della zona e anticamente venne costruita in un punto strategico a confine tra Ravenna e il regno longobardo. Dopo essere passato in mano ai Savoia, che nel 500 fecero costruire Palazzo Pio, il massimo splendore Tresigallo lo raggiunse negli anni 30 del Novecento, periodo in cui vennero bonificate diverse zone d'Italia, tra cui l'Agropontino nel Lazio, per fare un esempio. E l'allora ministro dell'agricoltura Rossoni modificò radicalmente l'aspetto di Tresigallo, facendo costruire strade ed infrastrutture che regalarono alla città l'aspetto che ancora oggi conserva perfettamente. Devo dire che camminare per Tresigallo fa un effetto un po' strano. Ed Elisa ci siamo andati di sabato, dove evidentemente non c'erano visite guidate e quindi la città era pressoché deserta. E quindi camminare vicino a questi edifici deserti, strade così lunghe dove non passa nessuno, e questi edifici così squadrati che proiettano delle lunghe ombre sulla strada, danno proprio l'effetto di essere all'interno di un set cinematografico di un film post-apocalittico. Se sei amante dell'architettura razionalista, Tresigallo è veramente un must che non puoi perdere. Infatti, come dicevo all'inizio, è l'unico esempio al mondo rimasto di città costruita interamente secondo l'architettura razionalista. La cosa interessante, che può essere anche divertente, è quello di fermarsi a contemplare gli edifici, le vie e cercare di immaginarsi come potesse essere questa città negli anni 30 e in piena attività. Visitare Tresigallo è molto semplice, anche perché la città è piccolina e può essere girata a piedi in poco tempo. Siamo partiti da Piazza Italia, famosa per la presenza del lungo colonnato che proietta delle grandi ombre sul portico, e sembra proprio lo stesso colonnato che si può ritrovare nel dipinto di De Chirico intitolato Piazza d'Italia. Da lì abbiamo preso poi via Roma, una lunga via di cui si può vedere alla fine, in lontananza, la Casa della Cultura, anche la sede dell'attuale biblioteca. Proprio lì vicino si trova l'edificio che ho preferito in assoluto, con la scritta in alto che recita Sogni. Sogni, infatti, è il grande blocco di color turchese dove un tempo erano ospitati i bagni pubblici della città. Girando per le vie si possono trovare comunque tanti altri edifici costruiti sempre con lo stesso stile, tra cui l'antico bar nominato Bar Roma. Per visitare Tresigallo ti farà piacere sapere che vengono organizzate anche delle visite guidate, e per saperne di più ti basta andare sul sito di Tresigallo Città Metafisica, dove puoi trovare orari e costi. Tra l'altro, Tresigallo, data la sua importanza architettonica e storica, è stata anche nominata dall'Emilia-Romagna come città d'arte, e questo è un passo molto importante verso la conservazione e la valorizzazione di un luogo così particolare. Nel corso del video ho fatto diversi parallelismi tra Tresigallo e la pittura metafisica del pittore De Chirico. Questo perché nei suoi quadri molto spesso venivano raffigurate scene fantasiose con colonnati, strade e lunghe ombre proiettate che a tutti gli effetti ricordano molto gli scorci di Tresigallo. E molto probabilmente Tresigallo è stata una fonte di ispirazione per l'arte di Giorgio De Chirico. Visto che visitare Tresigallo non ti occuperà moltissimo tempo, ti consiglio alcuni luoghi da visitare nei dintorni, tra cui Comacchio, nominata anche la piccola Venezia del Ferrarese, Ferrara stessa, con il suo centro storico patrimonio UNESCO, e la bellissima Abbazia di Pomposa. Conoscevi già Tresigallo? Ti piacerebbe visitarla?
Io spero con questo video di averti dato degli spunti interessanti e delle informazioni utili per pianificare la tua visita. Se hai dei feedback, dei consigli da darmi, mi farebbe molto piacere e ti aspetto nei commenti qui sotto. Come sempre, se il video ti è piaciuto, ti ricordo di mettere un bel like e di condividerlo con i tuoi amici. Io ti ringrazio per avermi seguito e ti do appuntamento al prossimo video.